Che forte questo Napoli. Che forte questo Napoli. Impressionato da questo Napoli. Grande vittoria. Grandissima prestazione. E il Napoli ha dimostrato che all'Olimpico con la Lazio si può vincere e dominare. Perché dopo che la Lazio è passata in vantaggio dopo soli 3 minuti, e quindi si era complicata la partita per il Napoli. Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra, si è compattata, ha reagito e la partita l'ha dominata e giustamente l'ha ribaltata ed ha vinto. E io penso che la partita di stasera rimarchi una volta di più il calciomercato importante che è stato fatto dal Napoli. I due marcatori di stasera, Kim Kvaratskhelia, da KK, Kalidou Koulibaly a un'altra KK, Kim Kvaratskhelia, che in questo momento sono i due calciatori del Napoli cardine insieme a Lobotka e Osimhen. Per me in questo momento questi sono i quattro giocatori principali del Napoli che non possono mancare. Kvaratskhelia, ma che giocatore è? Che impatto ha avuto sul nostro campionato? 4 gol già in campionato, aggancia Vlahovic come nella classifica capocannonieri, ma che partita! Un'altra grande partita condita da un gol vittoria, condita da un palo che se faceva quel gol della serie lo potevano mettere come sigla. Di come si chiama là? Di tiki taka, di pressing, Veronica destro, palo pieno, tante belle giocate. Ecco, all'Inter, per esempio, mancano giocatori così, mancano giocatori come Kvaratskhelia, giocatori come Leao che prendono la palla e ti saltano l'uomo. Noi non ce l'abbiamo. Qualcuno dirà: ok, ma l'Inter non gioca col 4-3-3 o col 3-4-3, va bene, ma questi giocatori ti servono, saltano l'uomo, creano la superiorità numerica. Noi dell'Inter, questi giocatori purtroppo non l'abbiamo. Chi è nell'Inter che prende la palla e si crea il gol da solo? Chi è che prende la palla e ti salta un paio di difensori? Mai nessuno, quindi siamo costretti a segnare su azioni elaborate, azioni manovrate, come d'altronde abbiamo fatto oggi con il gol di Brozovic prima e i gol di Dzeko. Ma solo così. Ma se uno deve prendere la palla e deve inventarsi il gol, noi non lo sappiamo fare ed è questo che ci manca principalmente. Poi ci mancano altre cose, la difesa, eccetera, eccetera. Però venendo alla partita, il Napoli ha strameritato di vincere. Kvaratskhelia ne abbiamo parlato, ma Kim, anche questo qui, che impatto ha avuto su questo campionato nel Napoli? 2 gol in campionato e non è il suo mestiere fare gol, ma intanto ha fatto 2 gol, quello di stasera molto importante, ma poi difende con una sicurezza, con una leadership come se giocasse da 4-5 anni nel Napoli. Quindi mi viene da dire che sta sostituendo Koulibaly in maniera esemplare, lo sta onorando. Poi non so se da qui in avanti Kim deluderà, ma sicuramente possiamo dire che l'impatto di Kim nel nostro campionato e nel Napoli è stato meraviglioso, è stato meraviglioso. Poi Napoli padrona sempre della partita, padrona a centrocampo grazie ad un gigantesco Lobotka. E questa è la critica che faccio a Spalletti. Con il Lecce troppo turnover. Lobotka fuori, Kvaratskhelia fuori, altri giocatori fuori. E purtroppo qualsiasi squadra, se togli 6-7 titolari tutti insieme, va in difficoltà anche con il Lecce. Quelli sono 2 punti buttati. È vero che si gioca ogni 3 giorni e bisogna ruotare, però il turnover va fatto, ma va fatto in maniera razionale e soprattutto non va fatto in maniera esagerata tutti insieme, perché poi vedi pareggi in casa con Lecce, butti 2 punti,
poi vince all'Olimpico, però comunque questa vittoria viene un po' smorzata dal pareggio interno con Lecce. Questo è un po' il succo del discorso. La Lazio, cosa possiamo dire della Lazio? La Lazio, vabbè, oltre a fare la partita della vita solo con l'Inter, perché la Lazio all'anno fa due partite della vita, quelle con l'Inter, poi le altre 36 può fare anche cagare, non interessa a nessuno. Però, diciamo, dopo la grande vittoria con l'Inter, perché l'Inter a Roma non ha giocato per niente, abbiamo meritato la sconfitta, è ritornata sulla terra pareggiando con la Sampdoria, oggi perdendo meritatamente, perché veramente la Lazio è stata quasi nulla. Parte il gol di Zaccagni dopo 3 minuti, ha sofferto costantemente la pressione del Napoli, un Napoli che avrebbe meritato anche di vincere con qualche gol in più. Ha preso il palo Kvaratskhelia, un altro palo l'ha preso Osimhen di testa, un'altra occasione Kvaratskhelia a botta sicura, un'altra occasione di Osimhen con bella parata di Provedel. Insomma, il Napoli ne ha avute 6 o 7 di occasioni per fare il 3-1 e anche il 4-1. Per cui una Lazio che, diciamo, mi piace come squadra, però anche lì a centrocampo non mi entusiasma, c'è gente come Cataldi, Vesino, insomma con questi giocatori è comunque difficile arrivare al quarto posto. Una Lazio che a me piace tanto in attacco con Milinkovic, Immobile, Pedro, Zaccagni, Felipe Anderson, sono tutti giocatori tecnici, giocatori forti, però dalla difesa a qualche elemento del centrocampo è molto molto rivedibile questa squadra. Secondo me è proprio costruita male, è proprio costruita male la Lazio, e quindi queste sono battute d'arresto comunque normali. Cioè, il Napoli secondo me è palesemente più forte della Lazio e l'ha dimostrato sul campo. Ma teoricamente anche l'Inter è più forte della Lazio, però l'Inter con la Lazio non ha dimostrato niente, e dopo la partita di stasera il Napoli, almeno ad oggi, dimostra di avere più mentalità dell'Inter e di essere più squadra dell'Inter, perché comunque la Lazio, il Napoli in due partite difficili a Firenze e a Roma comunque non ha perso, ha fatto un pareggio a Firenze che ci sta, e stasera è andata a vincere in trasferta. Quindi comunque sia, due partite toste non le ha perse. L'Inter 2 su 2 toste le ha perse entrambe, prendendo 6 gol, 3 dalla Lazio e 3 dal Milan. Quindi sono tutte cose che mi fanno ragionare e mi fanno anche un po' preoccupare. Venendo al Napoli, io comunque non mi aspettavo l'impatto in questo modo di questi nuovi calciatori, sono sincero, non me l'aspettavo nel modo più assoluto, e penso che nel momento in cui gli ultimi acquisti come Raspadori, Ndombele, questi qua si integreranno ancora meglio, credo che il Napoli abbia anche una rosa bella lunga e una rosa veramente forte. Quindi insomma, complimenti al Napoli fino ad ora, però sappiamo benissimo, perché questo va detto, che Spalletti parte sempre bene, poi arrivate al mese di febbraio-marzo comincia il calo perenne. L'abbiamo visto anche all'Inter, è successo anche al Napoli lo scorso anno, io mi auguro che non succeda anche quest'anno, me lo auguro per il Napoli, per i tifosi napoletani, però insomma la carriera di Spalletti parla chiaro, che parte bene, poi arrivati ai mesi invernali comincia il calo. Vabbè, da qui all'inverno ci vuole ancora tempo, tra l'altro questa è una stagione particolare perché ci sarà il mondiale di mezzo, quindi non sappiamo i calciatori come torneranno, quindi veramente è una stagione più unica che rara. Staremo a vedere. Per il momento complimenti a questo Napoli che veramente merita tutti gli elogi. Dopo le critiche a Spalletti contro il Lecce, stasera comunque alla squadra va fatto un gran bel elogio, perché ha vinto e convinto in una partita comunque sia insidiosa come all'Olimpico con la Lazio. Un saluto a tutti e alla prossima. A domani, che ci sarà la live reaction del derby e forse qualche altro contenuto. Ciao!